convincenti. L'onorevole Placido ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. I dati diffusi dalla Svimez il 31 luglio scorso indicano che la ricchezza di una regione come il Trentino è più che doppia rispetto a quella di una regione come la Calabria, che il Mezzogiorno registra un calo fortissimo di consumi interni, investimenti ed occupati, che siamo in presenza del rischio di una vera e propria desertificazione demografica. Le donne fra i 15 e i 34 anni sono occupate al Sud nella misura di una su cinque. Al 31 maggio del 2015 l'Italia ha speso il 73,6% dei fondi strutturali della programmazione 2007-2013, 3 punti in meno rispetto all'obiettivo dichiarato dal governo Renzi. I due precedenti governi avevano strutturato la squadra di governo affidando a due ministri la programmazione e la gestione dei fondi comunitari, con la creazione di una cabina di regia. Chiediamo al Ministro dunque per quale ragione a tutt'oggi non risultino assegnate a nessuno le deleghe per le politiche di coesione e dunque non Grazie. risulta insediata da nessuna parte la cabina di regia tanto declamata. Grazie. Il Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie Presidente. Sì, come sa bene l'onorevole interrogante, ovviamente il fatto che non sia stata attribuita una delega puntuale ad un ministro, al sottosegretario, ovviamente non significa che la questione, quindi la gestione delle politiche di coesione e dei fondi europei, non sia presidiata e attentamente seguita, proprio perché ovviamente la responsabilità e la competenza è in mano al Presidente del Consiglio, che peraltro viene talvolta sostituito ovviamente nella gestione quotidiana dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti, in quanto appunto ha una delega generale per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio. Proprio in ragione del lavoro che viene portato avanti dal governo, come ha già sottolineato l'onorevole interrogante, siamo al momento ad una spesa dei fondi previsti del 73%, ricordando che alla fine del 2011 era solo il 15% il dato dei fondi già impiegati nel nostro Paese, quindi sicuramente c'è stata una intensa attività del nostro governo, anche sotto la responsabilità del Ministro Delrio nel suo ruolo precedente di sottosegretario alla Presidenza, per cercare ovviamente di creare una task force tuttora esistente tra la Presidenza del Consiglio e alcune regioni del Sud, Campania, Calabria e Sicilia, che sono indietro ancora nell'utilizzo di queste risorse, proprio per dare piena attuazione alle possibilità che oggi i fondi a disposizione consentono. Peraltro il sottosegretario De Vincenti ha incontrato i presidenti di regione delle regioni del Sud e il commissario europeo Carina Kretun il 23 aprile a Reggio Calabria e successivamente sempre il commissario europeo a Bruxelles nel luglio di quest'anno. Peraltro sulla programmazione 2014-2020 sono già stati approvati 40 progetti, altri 10 saranno approvati entro la fine del mese di settembre. Nel frattempo continuano ovviamente i contatti costanti tra la Presidenza del Consiglio, i ministri competenti, la pubblica amministrazione e i presidenti di regione, quindi il lavoro è costantemente seguito. Grazie, ha facoltà di replicare l'onorevole Placido per 2 minuti. Non possiamo che dirci insoddisfatti. Le cose che dice il Ministro sarebbero adatte a tempi di navigazione tranquilla. Noi siamo invece al cospetto di una crisi drammatica, quella che ci consegnano i dati, è una situazione nella quale fra il 2000 e il 2013 il PIL meridionale è cresciuto della metà di quello greco. La legge di stabilità prevedeva che entro marzo si sarebbe dovuta programmare almeno le aree, si sarebbero dovute programmare le aree di intervento del Fondo Sviluppo e Coesione, non è accaduto. Su quelle scelte il CIPE avrebbe dovuto entro il 30 aprile decidere la ripartizione degli interventi, si tratta di 51 miliardi, più della metà di quello di cui parla il Ministro Guidi quando discute del piano Marshall quindicennale, nulla di tutto questo è accaduto. Noi crediamo francamente che perché si venga fuori dalla retorica sul governo politico della coesione, questo Parlamento debba dedicare alle questioni del Mezzogiorno una sessione tematica straordinaria nel più breve tempo possibile. La ringrazio, passiamo all'interrogazione 3665 del deputato.